Buongiorno e benvenuti a tutti. Carissimo Maurizio, governatore eletto, carissimo Paolo, governatore nominato, carissimi pass governor, autorità civili, diamo il benvenuto al sindaco di Castel Bolognese che ci onora. Di Riolo Terme, proprio Castel Bolognese, pensavo di fare. Volevo aumentare le sue cariche. Graditi ospiti, amiche ed amici rotariani, buongiorno e benvenuti a tutti, ma un particolare benvenuto ai nuovi soci, ai quali chiederei di alzarsi, grazie, e a voi di accoglierli con un applauso di benvenuto. Ma quanti siete? Ora vorrei presentare a loro per un saluto il governatore eletto per l'anno 2017-2018, Maurizio Marcialis. Buongiorno a tutti, è un piacere vedere tanti nuovi soci riuniti in una riunione rotariana così importante, ma è importante anche che voi sappiate entrare nello spirito del distretto. Credo che questo sia uno degli elementi fondamentali. Se riuscite a capire come funziona il Rotary attraverso il distretto e perché c'è un distretto così importante, vedrete che riuscirete anche a fare meglio il vostro servizio rotariano come rotariani prima e poi con gli impegni che piano piano avrete negli anni a seguire, perché io spero che voi poi possiate proseguire nell'attività rotariana. Quindi buon lavoro, state attenti, seguite con attenzione, perché è davvero importante avere queste informazioni di base. Buon lavoro a tutti, grazie. E ora l'amico Paolo Bolzani, governatore nominato per l'anno 2018-2019. Carissimi rotariani, carissimi rotariani, autorità rotariane e rotaractiane, un saluto particolare a Franco che ci ospita in questo meraviglioso luogo alle prime colline dei nostri Appennini. Oggi il Rotary si rigenera. Il più antico club di servizio del mondo, fatto di un milione e duecentomila soci nel mondo, impegnati con entusiasmo, efficacia e efficienza in progetti di servizio, si rigenera. Quindi questo è il momento più importante, perché il tempo del Rotary è sì guardare quello che abbiamo fatto finora, che abbiamo fatto cose tantissime e bellissime, ma la cosa fondamentale è essere qui ora con tanti nuovi soci come voi. Sono particolarmente orgoglioso di fare parte di questa associazione. Complimenti a tutti e buon Rotary a tutti. Grazie. Come dicevo, onorati di avere qui con noi per un suo saluto il dottor Alfonso Nicolardi, sindaco di Riolo Terme, che ci ospita sul suo territorio, nel suo comune. Seguo la linea di chi mi ha preceduto, sarò conciso e veloce. Chiaramente è un grande onore poter ospitare qui a Riolo Terme una convention, tra l'altro così partecipata. Era da un po' di tempo che non vedevo questa sala così gremita, direi che siamo al tutto esaurito o quasi, e si vedeva già all'arrivo nel parcheggio. Per quanto ci riguarda, quindi, per Riolo Terme e tra l'altro anche per le terme stesse, oggi appena arrivato mi hanno dato anche questo piccolo compito che è quello di portarvi il saluto e il ringraziamento anche del presidente della società Terme, il dottor Gino Pasotti, al quale farei un applauso visto che ci ospita. Applausi.
Tra l'altro una giornata splendida, avrete l'occasione, ho visto un po' il programma, avrete anche l'occasione di vedere qualcosa, forse una piccola, una minima parte di quello che è Riolo Terme. Prima mi hanno classificato sindaco del comune di Castel Bolognese, che è qui vicino a noi, fa parte della nostra unione della Romagna Faentina, un'unione che si è costituita 3 anni fa, 4 anni fa e che sta lavorando in maniera veloce per portare tutti i servizi dei 6 comuni insieme, facendo squadra, facendo gruppo. È una sorta di fusione amministrativa, ma non è quella fusione di cui in quest'ultimo periodo si sta tanto parlando e che ha avuto anche in alcuni, soprattutto in queste ultime settimane, in alcuni comuni non ha avuto quel successo che gli amministratori stessi speravano. Noi stiamo lavorando di unione e perché siamo convinti di avere un DNA da unione, un territorio bello, bello da scoprire, bello da visitare, bello da vivere, con all'interno il parco della Vena del Gesso, poi ve ne potrei dire troppe, ma poi non sarei così conciso come vi ho detto che sarei stato e quindi mi fermo qui, vi faccio un augurio perché comunque quello che ho letto in questo vostro gagliardetto, quindi il Rotary al servizio dell'umanità, bene, al giorno d'oggi abbiamo veramente bisogno, la società tutta ha veramente bisogno di persone che danno il proprio supporto con il volontariato, come è questa vostra esperienza in questa associazione, perché si sta andando un po' alla deriva, ci stiamo un po' imbarbarendo, abbiamo bisogno di persone che mettano al servizio degli altri e quindi di chi gli sta a fianco e di tutta la società anche il loro sapere e il loro impegno e questo purtroppo porta via tempo ad altre cose, un po' al lavoro, un po' alla famiglia, però diciamo che in un contesto più complessivo dedicare un po' di tempo anche all'attività di volontariato è sicuramente una crescita per tutti noi, quindi grazie per il lavoro che fate e che farete. Ora il saluto dell'amico Riccardo Vicentini, presidente del club di Faenza, club che ci ospita oggi. Buongiorno, saluto anch'io tutti i presenti a nome del Rotary Club di Faenza. Vorrei ringraziare il distretto, in particolar modo il governatore Franco Venturi, per aver scelto ancora una volta questa sede per tenere questi importanti lavori. Il nostro territorio anni fa ha espresso un governatore, l'ingegner Gianni Bassi, al quale è stato intitolato un premio. L'anno prossimo si terrà la 4ª edizione di questo premio e si terrà in occasione del Rotary Romagna in Festa a Faenza il 7 di maggio. Ricordo ancora che nel nostro territorio l'anno scorso, nel mese di maggio, è stato aperto un nuovo club, il Club Satellite, che è proprio sito in questo territorio e quindi speriamo che al più presto possa decollare e costituirsi un nuovo club. Ve ne parlerà dopo Giovanni Montevecchi, che è nostro socio. Grazie a tutti, buon lavoro. A conclusione vorrei fare un ringraziamento anch'io all'amico Gino Pasotti, perché oltre che essere proprietario di questo immobile, di tutte le terme di Riolo, e anche rotariano e a Bologna, per cui carissimi tutti amici, sono molto felice di essere oggi con voi per questi 2 seminari importantissimi, il SINS, che è il seminario per l'informazione dei nuovi soci, e il SEF, che è il seminario dell'effettivo. Probabilmente andrebbero invertiti, perché il nuovo socio è il risultato del lavoro sull'effettivo, ma io credo che il risultato ottenuto, quando è positivo, vada valorizzato. È per questo che il SINS l'ho messo prima, perché è il risultato del lavoro dei soci, delle commissioni dell'effettivo e dei consigli di club, e siete proprio voi i nuovi soci. L'accoglienza e la formazione dei nuovi soci
È uno dei momenti più significativi della vita ricorrente della nostra organizzazione, quindi certamente anche del mio mandato da governatore. È proprio attraverso i nuovi soci che Rotary cresce, si rinnova e si sintonizza con la propria comunità e con i propri obiettivi. Voi siete per il Rotary l'infa vitale che permette di mantenere l'energia propositiva e l'entusiasmo. Per questo l'incontro di oggi ha un valore veramente particolare. Oggi celebriamo la continuità, una componente fondamentale per riuscire ad essere domani ciò che siamo oggi. Io sono stato al vostro posto circa 40 anni fa e ricordo perfettamente che in quei primi momenti da rotariano novello non avevo ancora capito completamente l'incarico e la responsabilità a cui ero stato chiamato e forse nemmeno la grandezza dell'organizzazione. Nessuno di noi credo che possa avere da subito un'idea complessiva e completa di cosa significhi il Rotary a livello mondiale, ma in fondo non è nemmeno quello che ci viene chiesto subito. Qual è la caratteristica fondamentale che deve avere un socio del Rotary? L'entusiasmo e la voglia di fare. Ognuno deve avere sempre ben presente che entrare a far parte del Rotary non è un fine, ma è un punto di partenza. Nel passato si entrava nel Rotary al culmine o a fine carriera, quando la tua posizione sociale ed economica era consolidata ed il distintivo indicava a tutti che tu eri un numero uno. Molti contributi, molte cene. Oggi il Rotary, attraverso quel distintivo che portate e all'età che avete, indica sempre, per alcuni, che sono professionisti già arrivati e per altri, i giovani, che sì, sono ancora professionisti in carriera, ma talmente capaci e talmente impegnati a fare del bene per cercare di migliorare il mondo da poter scommettere su di loro e che quindi meritano già di portare la nostra ruota. L'organizzazione ci permette di fare insieme cose buone, impensabili, di straordinaria grandezza, ma nulla accade da sé. Tutto ciò che riusciamo a compiere, ogni progetto, anche il più piccolo, che viene portato a termine dalla nostra associazione, ha come scintilla d'accensione l'opera, l'idea e l'impegno di un socio, che si sviluppa poi attraverso gli altri componenti dell'organizzazione. Vi prego quindi di non sottostimare mai il valore di ciò che potrete dare, perché il Rotary conta su di voi come veri protagonisti di tutto ciò che avviene ad opera dell'organizzazione. Tuttavia, voglio sottolineare che al di sopra di tutto, senza nessuna eccezione, c'è il bene del Rotary. Gli interessi personali, la vanagloria, l'egocentrismo, l'affermazione personale senza scopi comunitari sono nemici assoluti della missione primaria a cui siamo chiamati come rotariani. Noi dobbiamo servire con umiltà e soprattutto lealtà, essere un tramite, membri di una squadra e mai solisti. La convivialità, l'amicizia, il legame fra soci sono parte essenziale della nostra attività, perché attraverso questa rete di affetti e di professionalità si ottiene la massima energia e quindi migliori risultati. Ma anche questo aspetto non è che un punto di partenza. Il club non completa la sua missione attraverso la buona realizzazione fra soci, la buona relazione fra soci, ma nella trasformazione di questa in progettualità prima e attività poi. Cerchiamo sempre di ragionare nella maniera più ampia possibile, di essere sempre disponibili e aperti nei confronti delle proposte o delle attività degli altri soci, degli altri club, degli altri distretti e dell'organizzazione internazionale. Siate promotori, non attendete l'operato degli altri soci, contagiate chi vi sta vicino con la forza delle vostre idee, siate un aiuto, donate la vostra competenza professionale alla comunità, senza secondi fini e con grande vigore. Siete stati scelti perché ritenuti persone di valore, di buon carattere e di integrità. Non tradite mai le aspettative. Sono io naturalmente il primo a essere consapevole che anche la vita rotariana può richiedere sacrifici, rivelare difficoltà, portare a contrasti.
siate concilianti, ma difendete le vostre idee. Gli attriti sono da evitare in generale, ma ovviamente sono un aspetto fisiologico della vita comunitaria. Quando arriverà il momento di affrontare le difficoltà, ricordate sempre che la soluzione non è mai la chiusura, ma l'ascolto e il confronto con gli altri. La vostra attività rotariana deve diventare un aspetto naturale della vostra vita. Per questo chiedo a voi nuovi soci di coinvolgere subito, fin dall'inizio, per quanto possibile le vostre famiglie e le persone che vi sono vicine. Saranno un aiuto per voi e una risorsa anche per tutti gli altri. Vivete questa opportunità fino in fondo. Questa è una grande opportunità che avete. Avrete modo di partecipare a progetti talmente importanti da essere ricordati anche da chi verrà dopo di voi. Potrete davvero fare il bene della gente e del nostro pianeta. Potrete davvero regalare la dignità, non già solo a un uomo, che basterebbe, ma ad intere comunità. E anche se non vivrete direttamente la riconoscenza, ciò non dovrà essere delusione, perché quello che deve ripagarci è il bene stesso che riusciamo a produrre. La prima formazione di un rotariano è tutta qui. È semplice eppure spesso così complicata. Ognuno di voi ha dentro di sé già tutto il valore necessario per essere un socio perfetto. Di questo non ho dubbi. Vi chiedo soltanto di non perdere mai di vista i valori fondamentali che vi ho brevemente accennato e che avrete modo di approfondire all'interno del vostro club e nelle riunioni distrettuali. Se lo farete e manterrete sempre, non solo all'interno del Rotary, la volontà di migliorare, di esplorare, di crescere, potrete davvero fare la storia. Cosa che non solo desidero, ma che davvero vi auguro con l'affetto di un padre che spera che i propri figli diventino molto meglio di quello che è stato lui. Un grande abbraccio a tutti e auguri di ogni bene per le vostre famiglie e un arrivederci e buon Rotary a tutti. Chiamo adesso il Past Governor Pietro Pasini, Presidente della Commissione della Rotary Foundation. La Rotary Foundation è 100 anni di bene. Caro Governatore, hai riassunto magistralmente il Rotary in questo inizio di mattinata. Io credo che tutto quello che diremo sarà un corollario a quello che il Governatore ha già espresso così bene e con tanta efficacia. Quindi un saluto e un ringraziamento. Un saluto ai Past Governatori, un saluto ovviamente in primo luogo ai nuovi soci che in questa mattinata ascoltano delle relazioni che, ripeto, sono un corollario a quello che già hanno ascoltato. E riguardo al tema che mi è stato affidato, credo che non ci sia bisogno di commenti a questa diapositiva. I nuovi soci, ovviamente anche i vecchi soci, sono il futuro del Rotary in posizioni dirigenziali, che sono posizioni di responsabilità e non certo di autostima o di vanagloria. Nessuno di noi pensa diversamente che compiere un dovere quando è chiamato a posizioni di responsabilità nella nostra associazione. L'obiettivo del Rotary: incoraggiare e promuovere l'ideale del servizio. Noi siamo al servizio della nostra collettività e questo servizio lo svolgiamo in vari modi, che sono stati chiamati le vie d'azione, avenues of service, le vie del servizio. Per cui prestiamo il nostro servizio nel club, nella nostra professione e nelle associazioni professionali, verso la nostra comunità nella quale siamo inseriti e con la nostra attività professionale e attraverso il nostro club,
per l'azione internazionale è importantissima per l'azione dei giovani. Tutte queste sfaccettature sono condensate nel motto che ormai abbiamo adottato in maniera, direi, unica rispetto ad altri motti che precedevano: il servizio al di sopra del nostro interesse personale. E questo servizio, come l'ha interpretato nella pratica il Rotary Club di Chicago, appena fondato nel 1905, in maniera molto concreta, molto pragmatica, tanto che il primo servizio, come voi vedete, il primo service, è stato la costruzione di toilette pubbliche nei pressi del municipio di Chicago. Quindi niente disegno di servire il mondo o l'umanità, ma di servire concretamente la propria collettività. La seconda azione del Rotary Club di Chicago è stata di acquistare un cavallo per il calesse col quale il medico condotto andava a fare le visite domiciliari. Quindi vedete la concretezza dell'azione rotariana agli inizi. Un po' di storia, ma giusto per dire che nel 1917 nasce in quella che era la International Association of Rotary Clubs, quella che sarà il nucleo dal quale nasce e prende nome il Rotary Internazionale, quindi Associazione Internazionale dei Rotary Club, viene proposto di costituire un fondo per fare del bene nel mondo. Nota: il Rotary Club di Chicago ha iniziato a fare del bene nel seno della propria collettività, ha svolto un servizio locale, ovviamente era l'unico Rotary Club. Dopo alcuni anni, la proposta di fare del bene nel mondo, quindi allargare la sfera, allargare la visuale, allargare la sfera d'azione. Archie Clough, presidente nel 1916-17, quindi 100 anni fa, oggi, propone l'istituzione appunto di questo fondo, che successivamente prende il nome di Fondazione Rotary del Rotary Internazionale. Il motto, lo vedete, fare del bene nel mondo, quindi non solo localmente, e questo attraverso il miglioramento della salute, il supporto all'educazione o alla istruzione e il sollievo dalla povertà. Ma tutto questi sono i mezzi per conseguire che cosa? Per conseguire l'intesa mondiale, la buona volontà e la pace. Il Rotary è al servizio della pace e vuole migliorare l'intesa tra le persone, tra le popolazioni, tra le nazioni, attraverso un'azione di carattere umanitario. Le aree focali della Fondazione Rotary: la pace e la prevenzione o risoluzione dei conflitti in atto, se ci fossero, e ce n'è, prevenzione e cura delle malattie, acqua e strutture igienico-sanitarie, salute della mamma e del bambino, alfabetizzazione ed educazione di base, sviluppo economico e umanitario. Che cosa fa la Fondazione Rotary? Riceve contribuzioni da singoli rotariani, da club, da distretti, da simpatizzanti, distribuisce fondi, le contribuzioni ricevute, a supporto delle attività umanitarie ed educative implementate da club e da distretti. Tutti i rotariani sono invitati a sostenere la Fondazione Rotary attraverso donazioni e attraverso la partecipazione ai programmi che la Rotary Foundation propone ai club attraverso i distretti. Le donazioni, un piccolo riassunto, mi spiace che, ahimè, non si veda tutta la diapositiva, perché evidentemente è sfuggito il totale. Vi dico subito che il totale è di 3,5 miliardi di dollari e le spese per i programmi sono state
in tutto, dunque ho detto prima, comunque 2 miliardi in meno di quelli raccolti, perché i 2 miliardi raccolti nel giro di 100 anni ovviamente sono serviti alla gestione della somministrazione. Ecco, per noi nell'anno 2013-2014, ultimi dati, poi anche 2015, il programma polio ha avuto circa 130 milioni, 1 miliardo e 300 milioni dal 1985, le sovvenzioni distrettuali per i progetti dei club e dei distretti sono andate a 23,5 milioni, le sovvenzioni globali per progetti umanitari globali, borse di studio, viaggi e scambi di azione professionale 47,3 milioni di dollari, centri rotariani della pace 98 borse in 41 paesi per un totale di 5,3 milioni, 875 borsisti fino adesso. Nel 2014-2005 le contribuzioni dei rotariani sono state 269 milioni e sono state distribuite al fondo annuale 123, al fondo polio 98 milioni di dollari, al fondo di dotazione, fondo permanente, 20 milioni, altre sovvenzioni, area di intervento 18, altri fondi 10 milioni. E il 92% di questi fondi sono andati alla erogazione dei programmi e all'amministrazione dei programmi. Questo ha fatto sì che il Rotary, la Rotary Foundation, si sia classificata nelle speciali classifiche che classificano appunto le associazioni, le corporation che agiscono senza scopi di lucro negli Stati Uniti, tra le primissime posizioni. Abbiamo già parlato di 100 anni di bene nel mondo, ecco, e gli obiettivi che attraverso il governatore, la Rotary Foundation, ci propone di raggiungere nei nostri club. Donazioni, questo era every Rotarian every year, ogni rotariano per ogni anno, è stimolato e sollecitato per questa annata anniversaria di contribuire con $120 in un anno al fondo annuale, di donare $26,50 in ricordo della prima donazione del Rotary Club di Kansas City, che fu appunto nel 1917 di $26,50. Il club dovrebbe donare $536, che è il valore attuale dei primi 26,50, sempre al fondo annuale. Voi vedete che i fondi sono elencati al fondo annuale, al fondo polio e sotto l'aumento di un benefattore, cioè di chi ha donato $1,000 al fondo di dotazione, e quindi tutti e tre i fondi ai quali siamo sollecitati e richiesti di contribuire sono qui elencati, ma particolarmente al fondo annuale. Perché al fondo annuale? Perché è da questo fondo che le contribuzioni dei rotariani tornano, dopo 3 anni di gestione finanziaria, ai loro distretti, a supporto dei loro progetti umanitari, educativi, di varia natura. 3 obiettivi, dicevamo, almeno un socio per club che partecipi al processo di qualificazione del club a ricevere sovvenzioni, almeno un progetto finanziato con una sovvenzione della Rotary Foundation da parte del distretto o da parte della Rotary Foundation centrale, una partnership in un progetto con almeno altri 5 club della propria area regionale. La nostra area regionale è l'Europa. Andiamo, ecco, un accenno a quello che è stato fatto in questi anni. Le contribuzioni al fondo annuale del 2015-2016, anno appena trascorso, sono state complessivamente di 344
1.150 dollari e pro capite sono state di 112, circa 113 dollari. Questo ha consentito al nostro distretto di occupare tra i distretti italiani la prima posizione per quanto attiene alla donazione complessiva e la seconda posizione per quanto attiene il risultato di contribuzione pro capite. Nel nostro distretto 2072, nell'annata in corso, tutti i club hanno conseguito la qualificazione a gestire le sovvenzioni della Fondazione Rotary. Tutti i club, nessuno escluso. Dal fondo distrettuale, voi vedete come numerato, 84.362 dollari sono stati destinati dal governatore, il quale non ha tenuto niente per il distretto, ma ha voluto che tutti questi, diciamo, tutto il FOD fosse destinato ai progetti dei club. Presentati 23 progetti, finanziati 23 progetti, partecipanti 42 club su 52. La disponibilità del FOD presso la Rotary Foundation è ancora di 80.000 dollari per cofinanziare da parte del distretto i progetti in sovvenzione globale. Questo, forse ho detto dei nomi che ai nuovi soci risultano nuovi, quando per la prima volta, una trentina di anni fa, il past director, il past governor Quaglio mi ha passato la presidenza della commissione distrettuale della Fondazione Rotary, mi ha detto: guarda, ti passo questo volume, è come un esame universitario. Tornando a farlo per qualche anno. È un esame universitario che anche tutti i governatori lo devono passare per capire qualcosa almeno 3-4 volte. Certo, scoraggiatevi, leggerlo, volevo dire, leggetelo più di una. Volevo dire che a distanza di 30 anni questo diciamo, esame universitario è diventato un corso di laurea o giù di lì. Peraltro tutto quanto arriva dal distretto al fondo annuale della Fondazione Rotary in una annata torna dopo 3 anni di gestione finanziaria, e la gestione finanziaria sperabilmente, diciamo, positiva per quanto riguarda gli introiti e per la gestione delle spese per questi programmi, dico, torna al distretto, il quale distretto utilizza tutta la somma versata dai club del distretto o comunque pervenuta alla fondazione da quel distretto per sovvenzionare progetti dei club di quel distretto. Quindi tra 3 anni questi 344.000 dollari raccolti lo scorso anno torneranno in parte al distretto per il 50%, in parte andranno al Fondo Mondiale per l'altro 50%, e il distretto potrà utilizzare direttamente questi fondi, mentre i club dovranno rivolgersi alla Fondazione Rotary Centrale per avere le sovvenzioni dal Fondo Mondiale. I progetti dal 2013-2014 al 2016-2017 voi li vedete qua, purtroppo mi sono stati i totali, ma insomma più o meno 21 progetti, 20 progetti, l'anno scorso, quest'anno in corso 23 progetti, e qui c'è il riassunto. Voi vedete 14, i numeri con cui iniziano la serie, 14, 15, 16, 17, queste sono le annate. Nella prima annata del distretto 2072, 23 progetti, il distretto ha contribuito per 90.000 dollari, il club per 114.000, per un valore totale dei progetti di
204.568 e via via. 841.986 dollari in totale fino a oggi. Questi sono i progetti. I progetti in sovvenzione globale durante dal 1 luglio al 30 giugno 2016, per l'annata 2016-2017 stiamo raccogliendo le proposte dei club, hanno dato origine a un valore globale di progetti, 29 in tutto, di 1.800.000 dollari. Sono cifre di tutto rispetto a vantaggio dell'umanità, possiamo dire, perché i progetti globali vanno in tutto il mondo, mentre per la più gran parte i progetti con la sovvenzione distrettuale interessano le località del distretto, dei club del distretto. Quest'anno su 23 progetti, un progetto è andato in Africa, un progetto di un club del distretto, e gli altri sono stati progetti svolti nel territorio distrettuale. Dunque, questo lo saltiamo perché l'ho già detto, questa è troppo complessa, ma riassume quello che già è stato detto circa la destinazione dei fondi. Ecco, l'interesse del Rotary per la polio non è iniziato negli anni Ottanta del secolo scorso. Voi vedete le pubblicazioni del 1917 dell'Ohio Society for Crippled Children per i bambini paralizzati. Il Rotary Club di Toledo, nell'Ohio, ha dato origine a quella che poi è diventata un'associazione nazionale USA e ha pubblicato un volume che riassumeva l'attività di questa organizzazione dei bambini paralizzati a causa della polio. Quindi è antico l'amore dei rotariani verso l'infanzia colpita da gravi malattie come la poliomielite. Cito le parole di Bill Gates: ci doveva essere un'organizzazione meravigliosa dietro questo, ed è dovuto al Rotary che questa campagna è stata iniziata. Molto spesso sentiamo dire che i riconoscimenti per il Rotary sono scarsi nell'azione contro la polio. Da parte di persone responsabili e capaci come Bill Gates e l'omonima fondazione, queste sono parole che credo abbiano così un notevole valore. La polio è il corporate program, è l'unico programma, è l'unico progetto svolto direttamente dalla Fondazione Rotary. Tutti gli altri progetti sono svolti dai singoli club e distretti. Questo è l'unico programma corporate dell'associazione. Finisco per ricordare che le nostre donazioni, ammettendo che noi ci siamo impegnati come Rotary a raccogliere ogni anno dal 2013 al 2018 35 milioni di dollari, queste donazioni vengono raddoppiate da Bill Gates, che ha 70 milioni, in modo da raccogliere complessivamente in 5 anni 525 milioni di dollari. Le cose fondamentali: il rotariano è ovvio, è l'appalissiano, è socio del club. Ogni club è socio del Rotary Internazionale, il Rotary Internazionale è socio unico della Fondazione Rotary, la Fondazione riceve donazioni volontarie, come abbiamo già detto, e a mezzo delle donazioni finanzia interventi umanitari, educativi, eccetera. Che cosa può fare il rotariano nell'ordinaria sua vita rotariana? Diventare sostenitore donando 100 dollari, collaborando alle azioni per fare in modo che il club raggiunga l'attestato presidenziale, diventi amico di Paul Harris attraverso donazioni di mille dollari, donatore maggiore oltre 10.000 dollari, eccetera, eccetera, eccetera. Nomina della commissione per la Fondazione Rotary, 2 eventi formativi annuali sulla fondazione,
partecipare agli eventi distrettuali, partecipare alle azioni per l'attestato presidenziale e via discorrendo. Per l'accesso alle sovvenzioni, un socio del club, meglio se presidente oppure presidente della commissione per la fondazione, partecipa al seminario che ci sarà prossimamente sulla Rotary Foundation e la sottoscrizione del memorandum di intesa. A proposito della formazione sulla gestione delle sovvenzioni del Rotary, vedete che il governatore eletto Maurizio Marciali si attende al seminario distrettuale sulla gestione delle sovvenzioni per l'anno 2017-2018 a Bologna il 19 novembre. Arrivederci a tutti in quella occasione. Grazie Pietro. Questa della Foglia Giusta, quando io prima vi dicevo anche il progetto, ogni progetto, anche quello più piccolo, che viene portato a termine dalla nostra associazione, ha come scintilla d'accensione l'opera, l'idea e l'impegno di un socio, di un club. E anche la Foglio Plus, pur essendo un progetto della Rotary Foundation internazionale, preso dalla Rotary Foundation, è nato da un socio del club italiano di Treviglio, affiancato da un socio del club di Forlì, che abbiamo qui da tra noi, che con loro impegno hanno iniziato la vaccinazione nelle Filippine e hanno attirato altri club, poi ancora altri club, intanto che Rotary International si è appropriato di questo progetto, per cui anche i progetti più grandi nascono da un socio, per cui non abbiate paura, pensate in grande mai in piccolo, perché la Rotary risolve anche le cose più grandi. Questo ricordatevelo sempre, è una cosa che si deve rendere veramente molto orgogliosi. Adesso la parola a Giuseppe Castagnoli, past governor, che ci parlerà di etica. Buongiorno a tutti, caro Franco, governatore, prossimi governatori, Maurizio Marcialis, eletto, e Paolo Bolzani, governatore nominato, autorità rotariane, nuovi soci che sono numerosi, vi ringrazio anche a nome di tutti i PDG della vostra presenza, autorità rotariane e rotarattiane, perché non dimentichiamoci i nostri giovani rotarattiani, amiche e amici. Io prima di iniziare volevo portare il saluto di Gianluigi Quaglio, che è il nostro decano e ha subito un'operazione, si è ripreso, mi ha telefonato ieri e quindi prossimamente lo rivedremo con noi. Ecco, io ringrazio Franco perché mi ha dato appunto la possibilità di parlarvi brevemente di etica come presidente di questa specifica commissione distrettuale. E ringrazio gli amici, i cui nomi ora vedrete sulla slide, che hanno accettato di far parte della commissione. Ora, io devo ammettere che quando Franco mi ha chiesto di presiedere la commissione sull'etica, ho un po' riflettuto prima di accettare, ma non tanto per la bontà della proposta. Allora, per quale motivo? Semplicemente perché ho pensato dentro di me il rispetto dell'etica all'interno del Rotary dovrebbe essere un fatto naturale e acquisito in partenza. E nessuna commissione, nessun commissario può essere chiamata a ricordare questo fatto o a propagandarlo. Quindi l'etica, e qui mi fa piacere sottolinearlo soprattutto di fronte ai nuovi soci a cui è dedicato questo appuntamento, è infatti, o meglio, dovrebbe essere, perché si può usare bene il condizionale, parte integrante del nostro sodalizio. Io mi rifaccio a
a un fatto storico, ora visto che Pietro Pasini ha ricordato un po' la storia del Rotary, a quella che viene chiamata la prova delle quattro domande, che accompagna tutti i nostri manuali di procedura, cioè il nostro codice rotariano. E questo lo ricordo soprattutto ai nuovi soci, e non solo però. Cosa dice questa prova delle quattro domande? Può apparire abbastanza semplicistica, ma ci dovete ragionare un po' sopra. Dice: ciò che penso, dico o faccio, punto uno, deve rispondere a verità. Deve essere giusto per tutti gli interessati, deve promuovere buona volontà e migliori rapporti di amicizia e poi domandarsi se sarà vantaggioso questo che faccio, dico o penso per tutti gli interessati. Io, guardate, vi devo confessare che la prima volta, parecchi anni fa, che mi è capitato di sentire o di leggere queste quattro domande, sono rimasto un po' stupito. E non escludo che possa accadere lo stesso per qualcuno di voi adesso, o che per qualcuno sia già avvenuto questo. Perché queste domande possono apparire troppo semplici, al limite anche addirittura ingenue. Eppure, dovete credermi, in queste domande appunto apparentemente scontate si riassume quella che io definisco una grande verità, cioè quello che significa essere dei veri rotariani. Ora, noi sappiamo che il nostro glorioso sodalizio, abbiamo visto la storia che ci ha raccontato il PDG Pasini, abbiamo ascoltato la relazione introduttiva del nostro governatore Franco, è retto da norme vincolanti e si caratterizza appunto per i grandi progetti, li avete visti, avete sentito quanti denari vengono investiti, a cominciare appunto dalla Polio Plus, che fanno del Rotary un punto di riferimento. Poi si distingue anche, ricordiamocelo, per il grande e significativo contributo che offre alla crescita dei giovani, delle giovani generazioni, borse di studio, con lo scambio giovani, con tutto quanto appunto favorisce il rapporto fra ragazzi di paesi, di nazioni diverse. Insomma, il Rotary, l'abbiamo sentito, fa molto e quello che fa è sicuramente di grande valore e di alto profilo. E noi, rotariani, ci distinguiamo all'interno della società proprio per queste iniziative di cui siamo protagonisti. Ma questo può non essere sufficiente. Perché può non essere sufficiente? Se questo non è accompagnato, se non è sostenuto, da un vero spirito rotariano. Come si manifesta? Che si manifesta nei nostri comportamenti, nei nostri atteggiamenti, nelle parole che usiamo, nei gesti che compiamo. Quindi, voi direte, ecco, non basta essere vestiti in modo elegante, usare le parole appropriate, non basta nemmeno, devo dirvi, esibire il distintivo che pure noi dobbiamo esibire perché è un elemento anche di riconoscimento fra le persone. Questi sono complementi non trascurabili, ma bisogna soprattutto che dal di dentro, dalla nostra mente, dal nostro cuore, emerga lo spirito forte di una persona aperta, equilibrata, consapevole dei propri diritti, ma anche dei propri doveri, pronta all'amicizia e ad operarsi in prima fila per quella che io definisco, forse saremo dei sognatori, una società più giusta e più disponibile verso i meno fortunati. Quindi l'etica non deve essere un proclama da esibire, né un obiettivo da raggiungere, perché noi stessi nel momento in cui entriamo a far parte del Rotary dobbiamo essere forniti di queste caratteristiche. L'etica deve essere dentro di noi, ci deve distinguere nella società, tanto proprio per questo noi siamo chiamati a far parte del Rotary. E allora, voi vi domanderete giustamente, quale compito può avere una commissione sull'etica se il rotariano già possiede, deve possedere tutte queste qualità? Purtroppo non sempre le premesse sono seguite dalla realtà, dai fatti. E allora è importante, io credo, in questa occasione, ricordare quanto l'etica sia proprio una delle fondamenta su cui il Rotary si regge, che chi viene meno ai principi etici è fuori dal Rotary, che dobbiamo impegnarci perché il Rotary sia un credibile
portabandiera di questi valori, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Ecco, in questa direzione che io come Presidente cercherò di far muovere, di far lavorare questa Commissione. E appunto in questa direzione vorremmo mettere in atto un'iniziativa nella prossima primavera, riprendendo anche il tema della corruzione, su cui stanno lavorando i distretti italiani e chiamando a partecipare le scuole, perché credo che sul tema della corruzione ci sia proprio un elemento culturale importante che deve essere trasmesso a chi viene, ai giovani, a chi viene dopo di noi. Più di 10 anni fa, e alcuni rotariani di lungo corso lo ricorderanno, proprio i rotari bolognesi, io faccio parte di un rotare bolognese, aprirono con un bel convegno in Santa Lucia una profonda riflessione sull'etica, che poi venne proseguita l'anno successivo, con governatore, era proprio l'amico Minguzzi, con un convegno distrettuale a Firenze. Quindi il tema però rimane sempre attuale e oggi io credo ancor più di allora. Allora noi rotariani, e qui concludo, possiamo, devo dire la nostra e adoperarci perché l'etica non sia solo, come abbiamo detto, una pura enunciazione di principi, ma sia una guida concreta nei comportamenti nostri e di coloro che con noi vengono a contatto. Ho ricordato una frase di Albert Camus, che diceva che un uomo senza etica è una bestia selvaggia. Noi rotariani non siamo dei domatori, ma possiamo e dobbiamo, a mio parere, tenere alti i nostri valori per illuminare, se possibile, chi il lume della ragione lo ha seppellito. Vi ringrazio. Grazie Giuseppe. E ora parleremo di nuove generazioni. Italo Giorgio Minguzzi, PDG, e Presidente della Commissione, appunto, programmi e giovani. Grazie Franco, un caro saluto a tutti. E parlare delle nuove generazioni questa mattina è particolarmente bello, guardando questo schieramento di giovani rotariani che sono entrati quest'anno, che sono entrati recentemente nei Rotary, molti dei quali vengono dalle attività già rotariane, dico io, che si svolgono nel Rotaract. Questo è uno dei sogni che ho sempre fatto, il ringiovanimento nei Rotary da parte soprattutto di quei giovani che, avendo già maturato un'esperienza nel Rotaract, hanno già capito qual è l'ideale rotariano e sono quindi portatori di un messaggio forte e soprattutto di un messaggio più giovane, perché avendo fatto la vita come docente sia nell'università sia nella formazione sia un po' in tutte le cose in cui mi sono cimentato, ciò di cui mi rendo conto oggi è che il linguaggio dei giovani è diverso, che parliamo dei linguaggi diversi e che per una persona di una certa età acquisire il linguaggio di un giovane è veramente difficile. Per cui se noi vogliamo guardare al futuro, come si suole dire, abbiamo bisogno di avere dei giovani con noi, dei giovani che siano già interpreti di quello che è un nostro forte pensiero, che possiamo sempre esprimere attraverso riflessioni di sintesi, ma che dopo poi debbano essere tradotti nel linguaggio delle nuove generazioni, altrimenti parliamo di nuove generazioni da vecchi e non diamo assolutamente quel messaggio che ai giovani davvero invece deve arrivare e che può essere reso possibile proprio dal fatto che oggi si affacciano alla vita rotariana dei giovani che già conoscevano il messaggio dei Rotary. Mi piace a questo punto rivolgere un saluto in modo particolare al Sindaco. Perché dico questo? Non certo per affinità politico altro, perché non lo so, non glielo ho chiesto, non mi interessa neanche sapere quale sia la sua derivazione politica, ma perché esprime quello che è stato un qualche cosa che negli ultimi tempi in Italia è successo. Cioè un abbandono di
le vecchie cariatidi della politica, non sempre ci si riesce perché sono molto resistenti, ma invece nel mondo dei giovani vediamo i sindaci che sono un punto fondamentale per la nostra società, perché l'Italia è il paese dei comuni e i sindaci rappresentano l'elemento fondamentale nella gestione di quel che è l'unità di base del nostro sistema politico-amministrativo, e fortunatamente sono dei sindaci giovani, ne abbiamo uno qui presente. Quindi un caro saluto e un augurio soprattutto, perché il suo lavoro è importantissimo, è un lavoro in mezzo alla gente, è un lavoro che si fa con i giovani, e quindi voi giovani lo rendete bene. Proprio in questi giorni mi ha fatto molto piacere vedere che un sindaco altrettanto giovane, che rappresenta una mia relazione che ho fatto 2 settimane fa a Volterra, è uno dei sindaci giovani in prima fila nel mondo dell'accoglienza, e quindi benvengano questi sindaci giovani e benvengano tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi per noi, per la nostra società, essendo ancora giovani, perché è di lì che veramente si crea il futuro del nostro paese. Poi è chiaro, non è che con questi voglia dire che una persona, io non uso mai il termine anziano perché non mi piace, no? Il termine anziano dà l'impressione di essere uno che è stato che ormai è fatto. Vecchio mi piace. Vecchio mi piace molto, perché mi viene sempre in mente Bertrand Russell, che quando aveva 94 anni stava preparando la storia della filosofia orientale, che era programmata in 30 volumi, che avrebbe scritto uno per anno, e questo lo diceva 94 anni alla BBC, perché vedete, l'importante non è che non li abbia scritti tutti, ha fatto solo i primi due, l'importante è che comunque a 94 anni si sentisse dentro la forza e la volontà di scrivere un testo che sarebbe durato per 30 anni, e quello che comunque ha scritto durerà ben più di 30 anni. Quindi non è che noi non possiamo dare un contributo ai giovani, ma dobbiamo capire che il loro linguaggio è un altro linguaggio, che il nostro può essere un processo di sintesi e di riflessione, che dobbiamo muoverci perché loro possano creare davvero quello che si chiama normalmente il futuro, che io non amo chiamare futuro, perché il futuro non è esclusivo di qualcuno, ma è di tutti. Io ho sempre detto che finché avrò un giorno di vita avrò un giorno di futuro davanti. Siccome qui noi dobbiamo dare dell'informazione ai giovani che entrano nei Rotary, è inevitabile cadere in qualche reperto storico, anche perché la storia non deve essere qualche cosa che ci contagia, però deve essere qualche cosa che almeno in parte deve essere conosciuta. E allora voi avete visto il motto di quest'anno, i Rotary al servizio dell'umanità. L'amico Pietro prima ha citato il motto di un presidente internazionale, quello che fondò la Rotary Foundation. L'anno scorso c'è stato un bellissimo motto del presidente internazionale, che era essere un dono al mondo. Bene, nel 1956-57 il presidente internazionale era un italiano, era un socio del Rotary di Livorno, e allora già esisteva il motto, ma più che un motto di solito era una sintesi, ma davvero sintesi, di quello che avrebbe dovuto essere il profilo del suo periodo di mandato. E lui aveva scritto: i 3 obiettivi per la sua annata erano mantenere i Rotary semplice, e questo è importantissimo, perché complicare è uno dei sistemi che si usano per non fare le cose. Più è semplice una cosa, più è facile farla. Più Rotary nei rotariani, cioè che si è sentito sempre più forte nell'animo del rotariano lo spirito del Rotary. Io qui mi permetterei di aggiungere più rotariani nel Rotary, anche mi piacerebbe dire, perché molto spesso nel Rotary ci sono dei non rotariani, e ci sono tanti rotariani che sono fuori e non sono nel Rotary. E la terza cosa che diceva era: imparate di più gli uni dagli altri, cioè capire che ascoltandosi, scambiandosi le idee, facendo programmi insieme, pensando insieme che servire da soli non serve a niente, se non ci si mette insieme non si serve insieme per la comunità che ci sta intorno, allora il nostro lavoro non è proficuo. E quindi vedete che sono dei messaggi davvero molto semplici, ma pieni di contenuto,
ai quali bisogna rifarsi. Allora partiamo di qui. Io non ho preparato delle slide, queste cose, tanto perché non mi piace personalmente, naturalmente parlo, farmi distrarre dal dovere seguire una slide o altro, mi piace molto di più essere così, di intervenire direttamente nel processo dialogico che ho col pubblico che sta ascoltando. Oggi il mondo è il mondo non più della dialettica. Attenzione, quando noi sentiamo in televisione i padri della dialettica che stanno lì a rimuginare sul nulla per scambiarsi insulti, questo è un errore. La dialettica serve soltanto per sostenere ognuno la propria condizione mentale non accettando le ragioni dell'altro. Noi oggi dobbiamo passare dal sistema della dialettica al sistema della dialogica, che è una cosa diversa, ascoltare l'altro e fare sì di dire delle cose che l'altro possa ascoltare te. Se impariamo ad ascoltarci, se l'uno imparerà ad ascoltare l'altro, certamente sarà più proficuo la maturazione, sarà più proficua la maturazione che faremo nell'impegnarci nella vita sociale. Mi piace anche leggere una frase che per me è straordinaria sulla definizione di chi è un rotariano. È stata scritta da un nostro past governor. Qui della zona abbiamo avuto degli importantissimi, dei grandi past governor. Io quando sono entrato prima veniva ricordato l'ingegner Bassi perché era di Faenza, in questa zona, non nel Faentino ma nel Limolese, c'è stato un altro grandissimo governatore che era Valenti, poi passato a un club di Bologna, è stato un grandissimo governatore del nostro distretto, per me poi più grande ancora perché è stato governatore nel 74 quando io sono entrato nel Rotary, quindi tanti anni fa, e del resto l'età lo dice. Bene, invece questo è Pietro Castagnoli, il professor Pietro Castagnoli, un preside di liceo classico, una persona di grandissimo livello culturale, e voi avete sentito Castagnoli prima, altrettanto bravo, però non sto parlando di te Giuseppe, ma sto parlando di Pietro Castagnoli, il quale purtroppo oggi non è con noi perché non sta benissimo. Scriveva: rotariano è l'uomo di frontiera, che deve scegliere in terre desolate, dove i confini mutano ogni giorno, ma restano sempre pronti a costruire in un cammino senza tregua di incontri, scontri che costituiscono il dialogo tragico della nostra esistenza umana e storica. L'Italia è da ricostruire nell'Europa. E l'Europa, come ho sentito, prima ho sentito qualcuno che cantava durante l'inno europeo e faceva bene. L'Italia è da ricostruire nell'Europa e l'Europa come Occidente nel pianeta Terra, mentre l'odissea umana vola negli spazi e non solo nel tempo. E troppo sono i mortali che hanno bisogno delle cure materiali e morali da parte di chi riesce a capire che il vero dialogo è nella reciprocità delle intese. È una frase bellissima, io non riuscirei a pensare una migliore descrizione di quello che deve essere un rotariano. Essere uomini di frontiera, pensare che non si possono creare dei recinti intorno alla libertà del pensiero, soprattutto quando si pensa ai giovani. Le idee debbano essere mai messe dentro un recinto, debbano essere lasciate in libertà, perché esprimendosi possono costruire qualche cosa che valga la pena di essere costruita. Allora la nostra funzione nei confronti dei giovani è proprio questa, quella non di pretendere di insegnargli qualcosa, di comunicare con loro, di dialogare con loro, di fare capire che da loro ci aspettiamo che siano migliori di noi, pur avendogli dato e dandogli delle condizioni di vita molto peggiori di quelle che abbiamo avuto noi. Perché io quello che ho avuto da mio padre, certamente non sono riuscito a darlo a mio figlio, tantomeno sono riuscito a darlo ai miei nipoti. Quindi, e qui mi ero posto un problema, e cerco quindi di usare uno strumento che è tipico dei giovani, mi ero chiesto all'inizio, quando io non faccio le slide, eccetera, però non è che vado ad improvvisare, incomincio a ragionare molti giorni prima sulle cose che andrò a dire, poi ne scarto tantissime e qualcosa mi rimane. Noi oggi abbiamo uno strumento formidabile che è internet. Su internet, se sai un pochino ricercare, ti viene fuori qualche cosa di buono. Volevo trovare qualche cosa da comunicare a voi oggi e ho incominciato a mettere varie frasi, finché ho messo una parola che doveva essere il messaggio che voglio lanciare oggi io ai giovani che entrano nel Rotary, e mi è scappato di scrivere sul mio computer come voce di ricerca il costruttore di ponti. Bene, è stata una cosa importantissima perché è venuta fuori una poesia, The Bridge Builder,
che è scritta da una poetessa praticamente sconosciuta, dai più sconosciuta, una poetessa della fine della seconda metà dell'Ottocento, una poetessa americana che non ha avuta grandissima fortuna come poetessa, ma che ha scritto questa poesia, che purtroppo non ho trovato in una buona traduzione, ho cercato di correggerla un po' io liberamente, non aspettatevi una grande traduzione, ma il contenuto è molto importante, ve la leggo. Un vecchio, da solo, sulla via giunse in una sera, fredda e buia, ad un burrone, lungo, largo e profondo, sotto cui scorreva un fiume immondo. L'attraversò alla luce della sera, senza temere dell'acqua la frescura, e giunto sano e salvo all'altro lato, costruì un ponte avendo già il fiume superato. «Vecchio», gli disse uno che passava, «non sprecare il tuo tempo a fare un ponte, che il tuo viaggio è passato e sei al finir del giorno, in questo luogo tu non farai più ritorno. Hai già superato l'abisso e con gran destro, perché affaticarti al pervenir del tuo vespro?» Il vecchio disse, alzando il bianco capo, «amico mio, è vero, l'abisso io ho già passato, ma dietro a me i piedi di un ragazzo dovranno passare per il medesimo trapasso. Il burrone che per me era normale potrebbe essere al giovane fatale. Anch'egli attraverserà questo ponte, ma gli sembrerà una fonte. Ecco perché per lui ho costruito il ponte». Grazie. Lo sbagliano tutti, Franco, non ti preoccupare. Un cammino iniziato a Chicago. Grazie Franco, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e in modo particolare un benvenuto ai nuovi soci. Allora, sono stata incaricata di parlarvi del cammino del Rotary. Narrarvi della storia del Rotary non è semplice, anche perché abbiamo sentito Pietro Pasini, che ormai vi ha già raccontato quelle che sono le tappe più importanti o i traguardi più importanti raggiunti da questa grande associazione. Quindi io ho pensato di farlo in modo leggermente diverso, cioè cercando in modo particolare di far risuonare le parole del suo fondatore, vale a dire di Paul Harris. Per calarsi nel contesto bisogna partire da lontano, da molto lontano, dai primi del Novecento, e pensare alla Chicago di allora. Si trattava di una città caotica, piena di emigrati, provenienti da tutte le parti del mondo. Il trovarsi lontano dalla madrepatria li faceva sentire sradicati dai vari paesi di origine e procurava in costoro un grande vuoto affettivo e relazionale. Era difficile, per non dire impossibile, riuscire a condividere con altri i grandi piaceri e le gioie della vita. Ed è proprio questo bisogno di, diciamo, annullare o quantomeno di mitigare la solitudine interiore dei professionisti dell'epoca, la molla che ha fatto nascere la grande associazione basata sull'amicizia diffusa in tutto il mondo, che prende il nome di Rotary e che annovera oltre 1.200.000 soci. Per quanto Chicago infatti fosse una città molto sviluppata, non offriva a questa gente grandi opportunità di aggregazione. Tant'è vero che si leggono scritti di sociologia, io sono riuscita ad avere qualche stralcio da internet, in cui si parla di sintomi da città da folla solitaria. Pur in presenza di tante persone ci si sentiva soli. E quando Paul Harris fondò il Rotary a Chicago, lo fece proprio nel tentativo di superare il grande peso della solitudine. Paul era all'epoca un giovane avvocato, proveniva da una cittadina del New England, in Vermont, e iniziava la sua attività forense nella parte più ricca dell'Illinois. L'obiettivo perseguito da Paul Harris fu sin da subito quello di creare affiatamento tra persone del settore degli affari accomunate dallo scopo del servire. Egli comprese che il suo ideale poteva essere raggiunto in che modo? Soltanto individuando amici che con entusiasmo e determinazione, e vi riporto ad alcune parole che abbiamo sentito risuonare spesso dal nostro governatore oggi, cioè l'entusiasmo,
riuscissero a condividere con lui il medesimo sogno e fossero ugualmente determinate a diffonderlo. E questo sogno, chi è che lo condivise? Trovò quattro amici: Lohr, che era un ingegnere, Scheil, che era un commerciante di carboni, e Shorey, che era un sarto. Il 23 febbraio del 1905 si tenne presso lo studio di Lohr la prima riunione rotariana. Ai quattro fondatori del Rotary si unì nella seconda riunione un tipografo, Raglas, noto per aver introdotto il canto nelle riunioni del Rotary, che venne considerato il quinto socio. Quindi, come vedete, anche se i fondatori del Rotary avevano una diversa provenienza culturale, avevano una diversa forma mentis, avevano sviluppato caratteristiche anche culturali, sociali, completamente diverse l'uno dall'altro, comunque avevano un aspetto che li rendeva simili, ed è quello che rende simili tutti i rotariani, cioè in essi batteva lo stesso cuore, ed erano animati dai medesimi valori, il servizio, l'amicizia, l'integrità, la leadership, valori da considerarsi in una dimensione non statica, ma di costante e continuo dinamismo, in cui l'apporto di ciascuno può assimilarsi alla rotella di un unico ingranaggio. Da qui la ruota del Rotary di colore blu e giallo oro, costituita da 24 denti, da 6 raggi, che venne assunta quale simbolo dell'associazione durante la convention di Duluth del 1912 e che richiama appunto l'interdipendenza e l'interattività tra i soci. E questo è il significato della ruota. Ed è stata scelta nella consapevolezza che l'impegno nel perseguire un obiettivo, e prima fra tutti l'abbiamo sentito, quello del servire, quando è condiviso, ecco che torna un'altra parola importante, la condivisione, ha ricadute positive non solo sulla motivazione, ma anche sulla qualità dei rapporti e soprattutto garantisce il successo dei risultati. Cioè la condivisione che porta al successo. E di successi Rotary ne ha realizzati tanti, li abbiamo sentiti elencare da Pietro Pasini ben meglio di me, quindi io ve li ricordo in maniera molto molto sintetica. Cioè nel 1917 venne istituita la Rotary Foundation, quindi un fondo di dotazione per consentire a Rotary International di attuare progetti di servizio internazionale. La Rotary Foundation si evolse poi in una struttura più organica che costituisce oggi l'apparato attuativo del Rotary. L'Organizzazione Internazionale Ufficiale dell'UNESCO nacque sotto l'impulso di un convegno organizzato a Londra nel 1943 da Rotary International. Nel 1945 Rotary fu invitata a partecipare alla Fondazione delle Nazioni Unite e anche oggi siede come membro consultivo al tavolo dei quattro enti sovranazionali dell'ONU, UNESCO, UNICEF, OMS ed ECOSOC. Anche la stesura della Carta Costitutiva delle Nazioni Unite vide la partecipazione dei rotariani e furono sempre rotariani nei primi 12 anni di vita a presiedere nell'Assemblea Generale. Nel 1968 il Rotary creò Rotaract, ce ne ha parlato Italo Minguzzi, quindi diede vita a un mondo parallelo, quello dei giovani, con identiche finalità, ma con le caratteristiche e le peculiarità tipiche delle nuove generazioni. E sempre negli anni 60 il Rotary consolidò i propri sforzi nei confronti dei giovani delle nuove generazioni attraverso la costituzione del RILA, dell'Interact, e attraverso l'ufficializzazione del programma Scambio Giovani. Pensate che nel 1969, non so se tutti lo sappiate, ma l'astronauta Neil Armstrong piantò sul suolo lunare, accanto alla bandiera americana, anche la bandiera rotariana. Un altro successo da Rotary, io lo intendo un successo, ne abbiamo parlato ieri sera, forse qualcuno direbbe il contrario, è l'ingresso delle donne nel Rotary, datato, giusto Franco, 1989. Questo l'ho imparato ieri. Quindi... queste sono solo alcune delle numerosissime conquiste del Rotary. Basti pensare che grazie all'impegno del Rotary che la quasi totalità delle popolazioni del mondo vive in regioni ufficialmente certificate libere dalla polio. E anche di questo abbiamo sentito abbondantemente parlare questa sera. Ma io penso che non si possa parlare di successi del Rotary anche laddove vengono vinte le sfide che i singoli club oggi si pongono, in quanto costituiscono i tasselli di un unico mosaico. Se pensiamo agli occhi grati di orfani a cui è stata tesa una mano, al sorriso dei poveri a cui è stato dato un sostegno, alla gioia di coloro a cui si è offerto cultura, alla gratitudine dei malati, le cui sofferenze sono state alleviate, o alla gioia dei giovani a cui è stato indicato il cammino per fare di più e meglio rispetto a coloro che li hanno preceduti, non sono forse anche questi i grandi successi del Rotary? Secondo me sì. E quindi l'invito che rivolgo a voi, ma rivolgo anche a me stessa,
un invito che richiama anche l'intervento introduttivo del nostro governatore Franco, è quello di cogliere l'opportunità, perché di questo si parla, di un'opportunità che ci viene oggi offerta per vivere il nostro ruolo di soci di una grande associazione con quello spirito di amicizia e di altruismo che può trasformare questa opportunità in uno strumento di crescita umana per il bene e la pace comune. Io prima di lasciarvi con le parole di Paul Harris e prima di avere ovviamente ringraziato, anche se mi hanno detto non ringraziare perché i ringraziamenti ci sono già stati, ma io lo ritengo un atto dovuto, quindi ringrazio il mio governatore, il nostro governatore, per avermi dato questa occasione di essere qui oggi. Ringrazio il Presidente della Commissione Formazione Pierluigi che mi ha guidato passo dopo passo in questo cammino, condividendo con me ogni cosa, ogni idea, ogni scelta. E ringrazio tutti voi per aver avuto la pazienza di ascoltarmi, per il piacere di conoscervi e soprattutto mi permetto di consigliarvi un libro bellissimo che si chiama Il Rotary Ideale di Claudio Widman, che mi ha consigliato Pierluigi e che mi ha aperto gli occhi su un mondo di cui, come abbiamo sentito sempre oggi, siamo necessariamente protagonisti attivi. Quindi io vi lascio alle parole di Paul Harris e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie. Voglio fondare un club di amici. Amicizia non è solo una parola, è un fatto, un modo di essere, di uscire dall'egoismo per porsi a disposizione dell'altro, per ascoltarlo e per servirlo. Dentro di me brucia un fuoco e voglio che tutto il mondo ne venga infiammato. Incendio di ideali che ho appiccato e che non si ferma più. Il mio fuoco arde nel petto di una schiera di chi, come me, crede nello sforzo del servizio, dell'impegno e dell'amicizia. Non è possibile che non esistano persone capaci di condividere con me i miei sogni. Il perno del mio sogno ha un nome: servire. Timore di affrontare un impegno superiore alle mie forze. Il grande fiume non trae il suo moto da particolari singole spinte, ma è la somma dei contributi di centinaia e migliaia di piccoli ruscelli e fiumiciattoli. Questo si può paragonare alla crescita del Rotary, che si è evoluto grazie ai sacrifici di migliaia di rotariani in tanti paesi diversi. L'uomo si sta aprendo al bisogno degli altri. L'amicizia, da sentimento, si sta trasformando in attività di servizio. Non temete, non sono morto. Il corpo che giace sottoterra è solo la parte marginale del mio essere. L'essenza della persona Paul Harris è un sogno ed io continuo a vivere in ogni rotariano che si impegna a realizzare l'ideale del servire per promuovere la dignità di ogni essere umano ed una convivenza pacifica ed amichevole fra tutti i popoli.
curiosità il distintivo che portate, la ruota del Rotary, è un ingranaggio e la parte importante di questo distintivo è la rotellina centrale dove c'è un piccolo incastro che si chiama chiave. E quella chiave è quella che permette, quando la ruota gira, di bloccare l'asse e di far girare tutto il resto che è attorno, dietro, davanti o attorno, che ci circonda. Questa è la parte importante del nostro distintivo, è una curiosità. L'altra invece è che prima ero sicuramente, sono sempre stato convinto che l'ingresso delle signore nel Rotary fosse un aggiuntivo veramente importante per la nostra associazione, e dopo aver sentito Cristina Catagliotti con la io senta io comunque ne sono certissimo, per cui grazie signore. Adesso seminare idee e coinvolgere i nuovi soci, il nostro PDG Mario Baraldi. Grazie. Prima vorrei un applauso perché è con noi Gino Casotti, il nostro ospite che è arrivato. Grazie Franco, grazie a tutti voi che siete presenti qui, le autorità, i miei colleghi Pass Rotary, il sindaco. Seminario viene da seminare, ecco perché mi sembra chiaro che con i nuovi soci la parola seminare sia importante. Siamo qui oggi per seminare, e cioè gettare il seme necessario perché il Rotary viva e sopravviva sui nuovi soci, che rappresentano, qualcuno parla sempre di risorse, le risorse del Rotary non sono quelle economiche pur necessarie, le risorse vere siete voi, sono i soci e soprattutto i nuovi soci. Ecco perché c'è questa riunione dedicata espressamente a voi. Se noi saremo bravi a gettare un seme che sia capace di germinare nei vostri cervelli, nelle vostre menti, a sufficienza perché il Rotary continui ad essere grandi, avremo svolto il nostro compito. Semplice, ma molto difficile da eseguire, perché l'appartenere a un'associazione come il Rotary vuol dire capirne l'essenza, capire qual è il servizio, capire qual è il fondamento sul quale si basa, e questo in genere succede lentamente nel tempo. Chi è, oddio, devo usare la parola vecchio, perché in effetti ha ragione Italo, anziano non piace. In genere sui giornali si scrive anziano sale su una scala e muore, anziano è caduto chiaramente dalla bicicletta, quindi no, lasciamo perdere vecchi e anziani, e di esperienza, e i rotariani di esperienza. I rotariani di esperienza sanno bene che man mano che si sale sulla scala dell'anzianità rotariana si comincia a capire davvero che cos'è il Rotary. Fin tanto che uno non comincia ad avere una carica, finché uno non ha fatto il segretario, non ha fatto il prefetto, non ha fatto soprattutto il presidente, in realtà naviga dentro in quelle che noi definiamo le nostre conviviali. Giustamente conviviali, non definitile mai cene, sono conviviali, che viene dal latino convivere, stare insieme, perché è lì chiaramente dove il rotariano cresce, il rotariano capisce quali sono le nostre finalità, cioè quelle di fare dei progetti.
però fin tanto che uno non diventa presidente del club, in genere non capisce fino in fondo. Se poi ha la fortuna di salire e andare più su, allora capirà anche che cos'è il Rotary internazionale. A proposito di Italo, che dice che le figure a volte non servono, mi sto perfino dimenticando che le ho. Potrei andare avanti a parlare logicamente per 3 ore, ma ho la fortuna che il termine seminare quest'anno ha un significato particolare. Seminare, buttare semi per ottenere che cosa? La germinazione. Quest'anno il presidente internazionale si chiama German, così a caso. Questo facilita molto l'idea di buttare semi in giro e sperare che il seme vada a finire sul terreno fertile. Il terreno fertile, si fa presto a dire, il terreno è fertile se noi chiaramente sappiamo preparare il terreno, come sempre succede. Sento sempre dire i giovani sono il nostro futuro, non è vero, siamo noi che se prepariamo il terreno giusto riusciremo ad essere il futuro dei nostri giovani, soprattutto dei nostri giovani rotariani. Mario, ti chiedo scusa un secondo se ti interrompo per una comunicazione di servizio. C'è una Jaguar bianca che sta ostruendo l'accesso alle cucine. No. Andarla a spostare subito, se no ci toglie la possibilità di mangiare. Quindi. Ma stiamo rischiando la possibilità. Certo. Perché dico che i giovani, i nuovi soci sono importanti? Perché vedete, non si possono nascondere i dati sono che io sono entrato molti anni fa ed eravamo 1.200.000 soci e più o meno sparsi in 30-35.000 club e in 200 paesi e siamo ancora lì. Qualcuno dice per fortuna, qualcuno dice è un male, chiaramente è molto difficile stabilire se è meglio puntare sulla quantità o sulla qualità. Dovremmo logicamente cercare di barcamenarci in questo, perché è chiaro che se invece di salire come numero scendiamo, vuol dire che non riusciamo nemmeno a rimpiazzare l'effettivo e quindi è evidente che questo lavoro va fatto. Però bisogna sempre ricordare che l'entrata di un socio in un club deve essere ponderata sulla base di quel club e sulle necessità. Ogni socio che entra ha un suo cono d'ombra professionale dietro e quindi non fate entrare gli amici degli amici, dobbiamo fare entrare le professioni, perché Polaris voleva le professioni chiaramente e sicuramente i rotariani sono uomini anche che curano gli affari, ma direi di più le professioni, e a questo punto quello è la vera essenza. Nel Rotary ci devono essere le professioni con tutto quello che viene dietro. Non pensate che la persona che incontra il Rotary la incontri perché passato domani incontra Germ, il presidente internazionale. No, non lo incontrerà mai. La persona normale che incontrerà voi, cioè il rotariano che tutti i giorni ha una professione e svolge le sue attività, e quindi quale sarà l'idea che il Rotary manda in giro? Sarà l'idea che date voi nella vostra attività. Ecco perché da qualche parte, in una mia diapositiva, c'è scritto onestà, da qualche parte. L'etica, una cosa fantastica, vi è già stata segnalata. Si può segnalare l'etica, non dovrebbe essere necessario. Ma oggi, in cui ad esempio un paese come l'Italia è al 69esimo posto, per corruzione è evidente che la parola onestà mi piace molto. E cioè, quando una persona è onesta sarà sicuramente anche un buon rotariano. Chiaramente ci sono obiettivi che voi avete già sentito, e in questi obiettivi, come vedete, c'è correttezza e onestà. L'idea del servire è una cosa, che è anche l'idea dell'amicizia, che a volte è bellissima se si trova, ma anche solo il fatto di essere un'associazione di persone che sono coese,
che sanno fare insieme le cose, usano evidentemente una cosa di cui noi sentiamo parlare sempre, noi sentiamo sempre parlare di leadership. Un rotariano dovrebbe pensare a fare dei progetti che sono originali, cioè progetti che danno lustro al Rotary, progetti che quando una persona normale, un cittadino, dice «Oh però, questo è un progetto rotariano», questi sono dei leader, perché? Perché hanno pensato dei progetti che nessuno ha mai fatto prima, progetti diversi. Scusatemi, è vero che nella Polio Plus noi non siamo soli. Con la Polio Plus, se non volete essere delusi un domani all'idea che siamo i soli a fare Polio Plus, noi l'abbiamo spinta, aiutata enormemente, ma se andate a vedere a livello internazionale, Polio Plus è una cosa che viene fatta da noi, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, da UNICEF e da RCI, che sono un'altra grossa organizzazione di vaccinazioni. E questo non toglie niente al fatto che noi su Polio Plus chiaramente... Io addirittura, visto che qualcuno si era freddato sulla polio, ricordo sempre che un progetto che è iniziato e che non è finito è come se non fosse mai cominciato. Purtroppo noi dovremo insieme con gli altri finire la vaccinazione Polio Plus. Bastano 10 casi non trattati, 10 bambini, ed ecco a questo punto sarà inutile aver fatto il lavoro fino adesso. Quindi andiamo pure avanti, troviamo altri progetti, ma questo chiaramente va finito. Le regole rotariane per voi che siete nuovi, c'è un libro bianco, esistono i manuali di procedura, le code of policy, man mano capirete come le cose nel Rotary non si facciano a caso, ma siano fatte con un criterio, con l'esperienza che abbiamo maturato in tanti anni, e questo è giusto. Però di questo, e l'ho lasciato bianco, vi ricordo una cosa fondamentale. Quando un rotariano comincia ad andare a citare le regole, vuol dire che forse è già cominciato qualcosa che non va bene. Perché il Rotary è fatto di cuore, il Rotary è fatto di testa, il Rotary è fatto di mani. È fatto cioè di quella triade di cose che in genere le persone fanno anche con una certa intelligenza, ma anche con un certo istinto. E quando uno comincia a dire, ma il regolamento dice che... Aia, c'è da pensare che subito quel sentimento che tiene insieme, che tiene in colla tra di loro i rotariani, forse si sta inclinando. Non ho tempo di entrare in questo. C'è il John Germ lì che dice sicuramente che c'è l'alfabetizzazione tra le cose da fare. La mia commissione è alfabetizzazione e andrei avanti a lungo chiaramente a parlare di alfabetizzazione. Perché è una perché chiaramente l'alfabetizzazione è una cosa, sia prima l'alfabetizzazione dei giovani, sia la seconda alfabetizzazione, che è quella di chi non sa usare chiaramente le armi informatiche necessarie per lavorare. Io come alfabetizzazione ho un progetto che si chiama un piano armonico. Questo va chiaramente, è stato dedicato a Guido Monaco, è colui che ha inventato la scala musicale, scusate se poco, alla pomposa. Dovrebbe essere un vanto per l'Italia, quasi come le Ferrari o qualsiasi altra cosa, perché è una cosa che tutto il mondo usa. Io quando vado nelle scuole mi diverto con i bambini e dico che cos'è? È una risata, signori, è un modo di ridere in modo diverso. C'è bisogno della traduzione di una risata? No. C'è bisogno della traduzione di una nota musicale? No, non ce n'è bisogno. Ecco che avere un progetto che aiuta le scuole attraverso la educazione musicale è una grande cosa. Cosa facciamo? Noi diamo praticamente una tastiera con il permesso di tutti, perché è stato necessario lavorare 2 o 3 anni per avere tutti i permessi, tutte le scuole medie, musicali, tutti i responsabili, e adesso noi abbiamo fatto una ventina, però i presidenti vostri che sono qui presenti sanno quanto è bello andare nelle scuole insieme con i genitori, insieme con i ragazzi che fanno i saggi, insieme con i professionisti, e cioè i professori. È davvero un bel modo di portare il Rotary, che se portate il Rotary ai giovani, quello è importante, un cervello giovane è fresco e assorbe molto.
portare l'idea di che cosa il Rotary a un individuo di 70 anni forse è quasi inutile, perché non gliene frega più niente. Questa è la tastiera, è una tastiera a 88, quindi è un pianoforte, e pensate che impegna sulle 58 scuole, che sono le scuole medie musicali, il club per 500 euro. Cioè 500 euro portano il Rotary con grande entusiasmo dentro delle cose. Queste sono cose pratiche, cioè il fatto di andare dentro in una scuola con un progetto che costa a noi, ad ogni club, 500 euro, mi sembra una cosa che... Sì. A questo punto vorrei segnalare semplicemente che non c'è bisogno, probabilmente, nel Rotary di buttare all'aria tutto per essere capaci di fare delle cose nuove. Evolution, non revolution, mi sembra assolutamente chiaro. Il Rotary per noi è un punto di riferimento e deve esserlo anche per voi. Il Rotary è un punto di riferimento, non deve essere un posto barca assicurato. Io logicamente vedo il Rotary anche come una macchina gioiosa, scusatemi, ma nella mia natura c'è l'idea che le cose si possono fare bene, ma è soprattutto necessario per quella parte del nostro cervello che si chiama mesolimbico corticale, che il Rotary sia piacevole. Se nel Rotary non c'è piacevolezza, a un certo punto il socio si allontanerà, e a questo punto, detto questo, non posso fare altro che ricordare i nuovi soci: tornate nei vostri club, fate una carezza al vostro presidente e ditegli: c'è un past governor, c'è un past governor che si è dato da fare per fare un progetto che si chiama un piano armonico, e che per solo 500 euro all'anno praticamente ti consente di fare un bel service. Io avrei solo un regalo che dura qualche minuto, proprio perché c'è questa immagine, il trombone è solo casuale, è preso da San Diego, quindi non c'entra niente. Però a questo punto, in quell'ambito di piacere che deve essere nel... Io vi voglio far ascoltare una cosa, ma vi devo dare una traduzione di una mia composizione e anche musica. Il mio mondo, si chiama Mio Mondo, è stato utilizzato per il ponte, a proposito di Calatrava, nel progetto della pace. Oggi mi sono svegliato avendo nel cuore la voglia di vedere un mondo migliore, avendo nella mente la voglia di un mondo pieno di pace e fatto da gente che è lieta di questo modo di fare. Da sempre i bimbi nascono per vivere, ma fanno nel mondo una terribile lotta per affermare il loro diritto a sopravvivere. Questi bimbi in tutto il globo perdono le loro case e la loro famiglia, avendo fame, sete e guerra come soli compagni. I dream of a day. La mia, My War, per il Rotary. Today, with my heart fit to burst for a beautiful world full of peace. As this dream of a world that we all long to see, when all people will share the best way to live. All around the globe, children are born to live, yet the right to buy food to survive is a terrible fight. Many children around the globe lose their families and homes, and hunger, thirst and war are the only friends. I dream of the day when children together can stay. Away. I dream
Take this journey to the destination color. Let this blue and yellow flag stir the beating of your heart. Join the Rotary and we'll change the world and fly. E giustificato la loro presenza. Ora ci dovrebbe essere una question time che, temendo troppo intenso, vorrei saltare, nel senso che proseguiamo e poi ne facciamo un unico alla fine che prenda il SINSA e il SELFA, visto che siamo in un ritardo discreto. E saltiamo questo question time. Tenetevi però le domande per la fine, che se non saranno in una grossa quantità riusciremo a rispondere, o riusciranno a rispondere alle vostre domande.